parte, forse mala parte nella pelle, ha scritto che Napoli non è una città ma un mondo, e il mondo si è dato appuntamento qui a Piazza del Plebiscito. 54 nazionalità, 207 corridori al via ad animare 21 tappe di questa edizione numero 96 del Giro d'Italia. È con immenso piacere, gentili telespettatori di Rai 3, che vi do il benvenuto qui dal lungomare Caracciolo, uno dei più belli d'Europa, perdonatemi, uno dei più belli del mondo. Noi avremo il privilegio di raccontarvi ancora questa meravigliosa avventura in rosa con la regia di Nazareno Balani e con tanti colleghi ad accompagnarmi in questo viaggio splendido attraverso l'Italia. Non potevamo partire dal luogo più bello. Benvenuti al Giro d'Italia. All'ombra del Vesuvio, una sensazione, un sentire, un vivere, sono gli odori, i profumi di questa città meravigliosa, insomma, che davvero hanno raccontato in tanti, hanno raccontato al teatro, hanno raccontato con la musica, poeti, letterati, scrittori, insomma, davvero una grande capitale culturale, una grande capitale d'Europa, lasciatemelo dire. Direttore Andrea Monti, insomma, ci porti l'atmosfera di Piazza del Plebiscito. Sei venuto a trovarci, grazie di essere con noi in questa anteprima. Beh, ciao a tutti. Sì, devo dire che ho parlato al popolo in Piazza del Plebiscito e devo dire, a un certo punto guardando, ho avuto un attimo di panico. No, è sempre uno spettacolo straordinario, è una cartolina fantastica per la luce, per il mare, per il sole. Non avrei potuto immaginare un inizio migliore per un giro che spero incandescente. Insomma, Francesco, sarà un giro tutto da raccontare? Sì, sicuramente, con un grandissimo parterre, con questa grandissima partenza. Ci ricordiamo dove eravamo l'anno scorso, nella fredda e ventosa Erning, invece credo che insomma una partenza più bella di questa in una città meravigliosa come Napoli. Qui dal lungomare, qui dalla meraviglia del lungomare di via Caracciolo, da Napoli, città davvero che si sta preparando al meglio. Direttore, per questa apertura domani del Giro d'Italia, edizione numero 96, che noi abbiamo il privilegio di raccontare, cosa ti aspetti domani, direttore? Cosa scriverai questa sera per domani? Una piccola anticipazione. Farla per noi. Molto semplicemente mi è venuto in mente una chiosa del pezzo, che se questo è un paese, l'Italia, che deve risalire in bicicletta e cominciare a pedalare, Napoli è il punto di partenza. Non poteva scegliere città migliore il Giro d'Italia, davvero, per ripartire in questa avventura rosa.